Adesso sentiamo la Maschio Gaspardo con Alessio Valeri, che ci parlerà anche della macchina erogatrice per la protezione delle colture. Beh, buongiorno a tutti. Io vi parlerò da in piedi, perché almeno riesco a cercare di tramandare un po' di informazioni un po' più direttamente, e cercare, soprattutto perché non dico siamo coetanei con voi, con i più giovani, però insomma sono nella fascia under 30 e quindi cerco di essere un po' più familiare con tutti. Oggi affronteremo, con questa presentazione, affronteremo l'argomento delle rollatrici a campo aperto. Il collega Rinaldin ha parlato della parte di viticoltura, io vi parlerò del campo aperto, quindi di trattamenti fatti a pieno campo e di macchine irrolatrici nella loro applicazione. Ma in particolar modo io ho voluto partire dalla base, spiegandovi che cos'è una macchina irrolatrice, giusto per toccare i punti più semplici. Beh, una macchina erogatrice è una macchina agricola che è utilizzata per distribuire dei prodotti chimici, quindi è una macchina che è sempre a contatto, e chi la utilizza è a contatto con la chimica, con dei prodotti che comunque non sono naturali. Le macchine erogatrici generalmente possono essere di varie tipologie. In particolar modo possono essere macchine portate, quindi agganciate al trattore, oppure trainate, quindi vengono attaccate e trainate dal trattore, oppure semoventi. Semoventi quindi sono dotate di un motore, sono dotate di metodi di trasmissione del moto e si muovono da sole, quindi non hanno bisogno di essere trainata da qualcosa. In particolar modo vi ho fatto una postilla nella quale, non so se la vedete perché c'è il tavolo, queste macchine devono rispettare e devono seguire alcune normative, in particolare la direttiva macchine 2006/42 EC riguardante la sicurezza e la funzionalità dell'apparecchiatura, e ovviamente le omologazioni stradali se la macchina deve circolare su strade pubbliche. Quindi su questa tipologia di macchine, siano esse o portate trainate o semoventi, ci sono in gioco tanti e tanti fattori che andremo a vedere. Ma da che cosa è composta una macchina erogatrice? Una macchina erogatrice è composta in particolar modo da determinati componenti, quali per esempio appunto la barra erogatrice, che è lo strumento con la quale viene applicato il fitofarmaco, il prodotto chimico, ovviamente da un recipiente che lo contiene e da dei dispositivi, dei recipienti che contengono le acque per poter fare la pulizia di questa macchina, da un EQ, quindi da un cervello, da un sistema intelligente che gestisce la macchina, perché come diceva prima il collega, l'elettronica sta giocando un ruolo da protagonista anche in agricoltura. Sicuramente ci saranno dei componenti oleodinamici che fanno muovere questa macchina, che danno moto ai meccanismi e ai cinematismi che sono presenti sulla macchina. Da un sistema di assali, quindi nel caso sia essa portata o semovente, e qui c'è scritto sterzante o fisso, in quanto c'è la possibilità appunto tramite i sistemi elettronici di far girare le ruote seguendo le orme del trattore nel caso di una macchina trainata. Nel caso di una semovente possono sterzare tutte e quattro affinché non si calpesti in eccesso la coltura. Ovviamente un telaio che supporta tutto il sistema macchina,
da un pannello di controllo dei comandi che gestiscono la parte di funzionalità dell'impianto acqua, e dal timone che, abbinato all'assale nel caso della macchina sia trainata, può essere anch'esso o sterzante o fisso. Di solito si ha uno per escludere l'altro, quindi se ho un timone che ha la possibilità di sterzare, l'assale posteriore è fisso, o viceversa, se ho l'assale fisso posso avere il sistema sterzante sulle ruote. Tutto questo per cercare di calpestare il meno possibile nelle fasi di quando vado a fare dei trattamenti in colture estensive. E ovviamente il cuore della macchina, che è la pompa di irrorazione che serve a mettere in moto e a far circolare il liquido, quindi il prodotto chimico miscelato all'acqua, all'interno del sistema macchina. Adesso proprio andiamo a vedere il sistema macchina da che cosa è composto. Infatti prima vi dicevo che tutti questi sistemi toccano determinati punti all'interno dell'istruzione, anche degli istituti e delle applicazioni e delle conoscenze che dobbiamo avere su questa macchina. Il primo è il sistema meccanico, come vedevamo prima. Perché? Perché la macchina è composta da un telaio, da un sistema barra, da un sistema di timone, ma anche perché va fatta un'analisi FEM sul telaio, ovviamente. Quindi il primo ruolo che troviamo nel sistema macchina è la parte meccanica, quindi tutto quanto il gruppo meccanico. Il secondo è il sistema idrico, come vi spiegavo, in quanto la pompa e i sistemi di valvole che gestiscono il movimento dell'acqua vanno studiati, vanno sviluppati facendo comunque delle analisi di fluidodinamica, le portate, il diametro dei tubi, i passaggi, cioè ci sono determinati fattori da tenere sempre in considerazione anche in questo, nella fase di progettazione di queste macchine. Il terzo, non meno importante ovviamente, è l'impianto idraulico e pneumatico, in quanto, essendo la macchina che deve circolare sulle strade urbane, comunque vanno messi a punto e sviluppati sistemi di frenatura, sistemi di movimentazione, come vi dicevo prima, dell'impianto barra. E soprattutto anche qui va fatta un'analisi fluidodinamica, quindi vanno calcolati e vanno sviluppati i cilindri, la portata delle pompe che vengono installate. Quindi c'è comunque un terzo aspetto da tenere in considerazione quando si parla di macchine erroratrici, quindi non è solamente una cosa che si attacca dietro al trattore. Il quarto è la parte elettrica, in particolar modo per quanto riguarda la circolazione stradale, per esempio, quindi si ha l'impianto di illuminazione ausiliare quando la macchina lavora di notte, quando per esempio nelle omologazioni stradali le luci stradali vanno studiate e disposte in determinati punti, non vengono applicate a fantasia. E quindi questo è il quarto punto. Il quinto punto, che non è uguale al quarto, è proprio l'elettronica, in quanto deve esserci a bordo macchina una tecnologia tale da poter gestire anche macchine che ricoprono 46 metri di braccio e di sbraccio. Quindi non è così semplice manovrare e gestire una macchina di queste dimensioni. Poi nei nuovi sviluppi si hanno i sistemi GPS, i sistemi di localizzazione, come spiegava prima il collega Rinaldi, le mappature, e quindi l'elettronica in questo caso la fa da padrone.
ma in particolar modo ci sono tre punti che riguardano l'omologazione stradale e la sicurezza, che sono il meccanico, l'idraulico pneumatico e l'elettrico. E poi ci sono gli altri due che riguardano la funzionalità e la sostenibilità ambientale. Perché? Perché, come vi spiegavo prima, a bordo macchina ci sono dei sistemi che vanno a regolare e ad aggiustare il quantitativo distribuito grazie a dei computer di gestione della distribuzione. Quindi l'operatore è in grado di impostare un quantitativo e la macchina deve saperlo mantenere, a prescindere dalla velocità che sta tenendo. Idrico, in quanto tali macchine, essendo comunque molto importanti e molto 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 ingombranti, dobbiamo essere in grado, una volta terminato il ciclo di lavoro, di eseguire un ciclo di pulizia tale affinché tutti i prodotti chimici vengano smaltiti nella misura corretta e nella maniera corretta soprattutto. Altrimenti si rischia di andare ad inquinare le falde acquifere, e non mi dilungo tanto sull'aspetto, che comunque bisogna saper trattare comunque il prodotto di scarto. Perché innovare? Giusto una postilla. Ovviamente, come diceva uno dei relatori prima di me, ovviamente per la salvaguardia dell'ambiente. Perché? Perché se riesco a diminuire il prodotto chimico che applico, ne va della salute di tutti chi c'è attorno al luogo in cui si sta facendo il trattamento. Soprattutto non smaltisco i prodotti nelle falde e quindi non vado ad inquinare l'ambiente. E soprattutto, quando andrò a raccogliere quel prodotto chimico, quando andrò a raccogliere il prodotto che ho coltivato, avrà una concentrazione di prodotto chimico minore, sarà stato trattato in maniera più bassa o comunque in maniera migliore. E soprattutto per agevolare i nuovi operatori di oggi e anche quelli di ieri, perché l'elettronica, essendo da padrone, dobbiamo cercare di agevolare le operazioni in campo, di agevolare gli operatori e di agevolare il sistema macchina affinché funzioni nella maniera più semplice. Le principali innovazioni su questa tipologia di macchine che andremo a vedere sono in particolar modo la chiusura automatica dei settori della barra, per esempio, attraverso il posizionamento GPS. Il posizionamento e il livellamento automatico della barra in funzione alle condizioni del terreno in cui io mi trovo. E i sistemi di comunicazioni universali, quindi il famoso ISOBUS, che è un tema che sta prendendo sempre più piede nel mondo dell'agricoltura. E quindi andremo a vedere oggi questi tre aspetti principali. La chiusura automatica dei settori della barra, che cosa significa? Significa che nella totalità della mia barra irrolatrice, che è il componente posto, se vi ricordate, nella parte posteriore della macchina, viene divisa in settori. Più i settori sono, più il numero di settori è elevato, quindi più ristretti sono, più preciso riesce ad essere il mio trattamento. E qui vedete un piccolo esempio. Se io non avessi il controllo automatico delle sezioni, non saprei quando andare a chiudere, come in questo caso, a chiudere la sezione di barra che ho già sovrappassato, per esempio. Quindi, abbinato ad un sistema GPS, riesce ad andare, in base alla posizione del mio componente, del mio trattore, della mia macchina, riesce ad andare a chiudere i settori dove il trattamento è già stato eseguito. Però capite bene che se io divido la mia barra in 5 settori,
quando andrò a chiuderne uno, rischio di sovrappassare una superficie molto grande. E quindi, se io avessi la possibilità di chiudere ogni singolo ugello, quindi ogni 50 centimetri, che vedete qui, ogni 50 centimetri l'ugello, riuscirei a sovrapporre in maniera più precisa. In particolar modo, eccolo qui, riuscirei quindi ad ottenere una sovrapposizione molto molto inferiore e quindi a distribuire meno prodotto chimico nella doppia dose. Il posizionamento automatico e il livellamento della barra, a che cosa mi servono? Mi servono affinché la mia barra erodatrice mantenga la medesima altezza dal punto in cui devo andare a colpire il prodotto da trattare. Quindi se sto facendo un trattamento a campo aperto, quindi il terreno, se invece sto facendo un trattamento su un sistema, quindi su una coltivazione, dovrò tenermi a 50 centimetri dal punto in cui voglio colpire. Questo perché? Perché gli ugelli, per come sono disposti, eseguono il trattamento nella maniera corretta a 50 centimetri. Capite bene che se mi metto troppo basso rischio di lasciare dei buchi aperti, quindi di non eseguire nella maniera corretta il trattamento, di colpire le zone nella maniera corretta. Viceversa, se lo tengo troppo alto rischio di avere dei punti di sovrapposizione eccessivi e quindi di non eseguire il trattamento nella maniera corretta. In aiuto agli operatori arrivano dei sistemi innovativi. In particolar modo, se io dispongo sulla mia barra erodatrice dei sensori che hanno la possibilità di leggermi l'altezza al suolo o alla coltivazione, posso essere in grado di gestire automaticamente l'altezza del mio macchinario. E quindi, con questi sistemi, una volta che ho scelto l'altezza a cui voglio lavorare, il sistema mi mantiene l'altezza costante, a prescindere che ci siano avvallamenti oppure no. Eccolo qui, in particolar modo riesce a seguire le pendenze, riesce a seguire le superfici collinari, riesce a leggere le differenze tra coltivazione e non coltivazione e quindi riesce ad essere molto preciso e riesco ad essere molto più preciso anche nella fase di distribuzione. I sistemi di comunicazione ISOBUS invece mi agevolano la comunicazione tra tutto quello che ho appena spiegato, quindi il sistema di gestione automatico dell'altezza barra, il sistema trattore, i sistemi di distribuzione, tutti quanti assieme. Perché? Perché fino a poco tempo fa le cabine dei trattori erano un multisala concentrato, quindi c'erano molti monitor e ognuno faceva una cosa specifica, quindi ogni attrezzo aveva il suo monitor. Con l'avvento dell'ISOBUS, cosa si sta cercando di fare? Si sta cercando di unificare i monitor, quindi il visore, quindi il display, quindi il terminal, di unificarlo e far sì che tutto ciò che io attacco nella parte posteriore del trattore sia possibile vederla all'interno di un unico monitor. E questo sempre in collegamento a quello che diceva il collega Rinaldin, proprio per riuscire ad arrivare a sovrapporre le varie mappature che i sistemi GPS fanno, sia essi in semina, sia essi nei trattamenti, sia essi nelle concimazioni, affinché io possa ottenere il massimo dal mio campo. In particolar modo, qui vi ho riportato velocemente uno schemino, in particolar modo in un sistema tradizionale si vede che il monitor, quindi il cervello dell'attrezzo, doveva essere installato all'interno della cabina e tutto
nel posteriore della macchina i sistemi di gestione. Invece, con l'avvento del sistema ISOBUS, io ho un unico terminale all'interno della cabina, un unico sistema di gestione degli input, quindi degli ingressi, quindi di ciò che vuole fare l'operatore, una connessione univoca e universale che consente che sia uguale per tutti gli attrezzi, ma quello che cambia è la posizione del cervello dell'attrezzo che viene installato a bordo macchina, non più portato all'interno del trattore. Di conseguenza, quando io sgancio la mia macchina, ho sganciato tutto e rimane solo il visore all'interno, ma il visore, essendo unico, posso attaccarci le macchine, altre macchine, quindi la seminatrice, lo spandiconcime e il mio monitor. Ovviamente, se installano il sistema ISOBUS, posso vederli all'interno del mio display, del mio terminal all'interno della cabina. E questo è uno dei principali temi che nel mondo dell'agricoltura si sta cercando di sviluppare sempre di più. Infatti qui vi ho solo riportato una velocissima slide nella quale vi